Osservando le Camponotus mentre lottano, mi sono accorto che tendono a spostare le antenne indietro, come a volerle proteggere. Qui vediamo tre esemplari che combattono fra di loro in un groviglio in cui non si riesce più a distinguere quali siano le parti contendenti. Ed ecco il risultato di un aspro combattimento, una zampa e le antenne amputate. La sfortunata formica non riesce a orientarsi correttamente, però riesce a riconoscere una sua sorella. Una Camponotus, ormai priva del suo gastro e in fin di vita, stringe le sue mascelle su una delle antenne dell'avversaria. Ma le gravi ferite riportate non le danno scampo e l'avversaria si accanisce su di lei per finirla. Un singolare scontro in cui due Camponotus si accaniscono contro un avversario. Nonostante la disparità, l'esito della lotta non è però scontato. Vittima immobilizzata in una lotta alla pari che è diventata una gara di resistenza. Fa riflettere questa agguerrita aggressività intraspecifica, più cruenta e persino più impietosa di quella umana. Queste sono solo alcune delle scene di lotta presenti sul campo. Decine di esemplari erano impegnati in confronti all'ultimo sangue, seminando la scena di cadaveri smembrati. Molte le decapitazioni e le amputazioni multiple. Le antenne sembrano essere un punto debole su cui è facile serrare le mascelle.
ultima risorsa per chi sta per soccombere. Nella lotta molte Camponotus perdevano letteralmente la testa e quando ciò avveniva serravano le loro mascelle sulla presa. Queste formiche soldato si sono ritrovate le teste decapitate delle loro vittime con le mascelle serrate sulle loro antenne e non riescono a liberarsene. Questo fenomeno mi ricorda come alcune popolazioni indigene africane, asiatiche e sudamericane usino le teste delle formiche per suturare le ferite, sfruttando le potenti mascelle degli insetti come graffette per stringere i lembi di pelle ai margini della ferita. Due generi coinvolti in queste pratiche tradizionali sono il Doryphlus e l'Eciton, note anche come formiche legionarie, dotate di mascelle molto potenti. La tecnica consiste nel raccogliere l'insetto, costringendolo a mordere i due lembi di pelle separati dal taglio. Le fauci del piccolo imenottero sono così potenti che penetrano in profondità nella carne e riescono a chiudere con forza la ferita anche per giorni. Alla fine, a trarne vantaggio, le opportunistiche Aphaenogaster semipolita, che nel giro di qualche ora hanno ripulito completamente il campo.